Quando la Corsica era italiana, genovese, e come passò alla Francia. La Corsica, seppur geograficamente, storicamente e culturalmente sia un tutt'uno con la penisola italiana, nella realtà è un'isola francese del Mediterraneo. La Francia riuscì ad ottenerla dalla Repubblica di Genova solamente grazie ad un astuto stratagemma. Dopo secoli di dominio genovese, il popolo corso riuscì a ribellarsi. Genova, non riuscendo più a contenere le ribellioni corse, accettò l'aiuto francese che, dietro il pagamento di un compenso, si offrì di garantire un aiuto militare interessato alla Repubblica Ligure. I francesi, una volta arrivati in Corsica, invece di combattere i corsi, non fecero nulla, facendo in modo di far aumentare i costi per il mantenimento delle truppe, ben sapendo che la Repubblica difficilmente avrebbe trovato le risorse necessarie a saldare il debito contratto. A questo punto, considerati i notevoli debiti accumulati e il costante declino dei genovesi, il piano francese vide realizzarsi. Genova, già in bancarotta e non in grado di onorare i suoi debiti, fu indotta a firmare il Trattato di Versailles del 1768, con cui autorizzò l'occupazione francese dell'isola quale garanzia per i debiti contratti. Da quel momento la Corsica restò sotto il dominio francese. Ripercorriamo in breve la storia recente della Corsica. Dopo l'anno 1000, prima fece parte della Repubblica Pisana, poi, dopo la disastrosa disfatta di Pisa nella Battaglia della Meloria del 1284, entrò nell'orbita della Repubblica di Genova per ben 5 secoli. Genova, incapace di gestire i propri conflitti interni, mostrò uno scarso interesse nei confronti della Corsica. In questo periodo la popolazione fu costretta a subire una situazione di disordine e di anarchia. Nel 1295, Papa Bonifacio VIII, nel Trattato di Anagni, sancì la nascita del Regno di Sardegna e Corsica, che consegnò alla Corona d'Aragona. Gli aragonesi però si concentrarono esclusivamente sulla Sardegna, con la Corsica che restò per ben 63 anni ancora vittima di un sostanziale vuoto di potere. Solo nel 1347 i baroni corsi decisero di offrire alla Repubblica Ligure la sovranità totale sull'isola, da esercitarsi a mezzo di un governatore. In questo modo Genova avrebbe protetto l'isola dalle incursioni saracene dietro il pagamento di regolari tributi e il mantenimento di leggi corse. Nel 1372, approfittando della peste nera, il barone Arrigo della Rocca, con l'appoggio delle truppe aragonesi, prese il controllo quasi totale dell'isola, lasciando solo il nord estremo e poche piazzaforti marine al controllo genovese. Il colpo di stato spinse i baroni assoggettati ad appellarsi a Genova, che pensò di risolvere il problema senza riuscirci, investendo del governatorato dell'isola una sorta di compagnia commerciale detta Maona. Fu solo nel 1401, con la morte di D'Arrico, che l'autorità genovese fu ristabilita su tutta l'isola, anche se la stessa Genova cadeva sotto il dominio francese. Il controllo pieno ed effettivo di Genova sull'isola non fu però lineare. Numerose rivolte finanziate da diverse potenze straniere, Francia, Aragona, Pisa, Papato, davano vita a piccoli domini indipendenti dall'autorità genovese. Nel 1453 i genovesi consegnarono per un certo periodo la gestione della Corsica al Banco di San Giorgio, potente consorzio di finanzieri e commercianti. Cacciati gli aragonesi dall'isola, il Banco di San Giorgio iniziò una vera e propria guerra di annientamento contro i baroni isolani, sino al 1460, quando i superstiti furono costretti all'esilio verso la Toscana.
Il banco instaurò una sorta di regime coloniale nell'isola, affliggendo i corsi con una tassazione in grado di soffocare in partenza qualsiasi reale possibilità di sviluppo locale. Le istituzioni locali furono in gran parte abolite o svuotate di significato. Le ribellioni represse con grande durezza e alle sfortune politiche si aggiunsero pestilenze e carestie, che non fecero altro che contribuire al processo di impoverimento e imbarbarimento dell'isola, oltre che ad inasprire un'avversione verso il dominio genovese. Nel XVI secolo la Francia iniziò a rivolgere il suo interesse verso la Corsica, che invase e saccheggiò in alleanza con l'impero ottomano. Preoccupato dall'azione francese, che apriva le porte alla potenza turca nel cuore del Mediterraneo, intervenne l'imperatore Carlo V d'Asburgo, il quale invase a sua volta l'isola alla testa delle sue truppe e di quelle di Genova. In questa fase emerse la figura di San Piero Corso, che, al servizio dei francesi, fu fra i primi a invocare l'indipendenza della Corsica da Genova. Nel 1559, la conclusione della pace di Château-Cambrésis dispose la restituzione della Corsica al Banco di San Giorgio. Gli esattori del banco procedettero immediatamente ad imporre pesanti tasse tese a recuperare le spese di guerra e, in violazione del trattato, che prevedeva un'amnistia generale, procedettero alla confisca di tutti i beni di San Piero e di altri corsi che avevano servito a fianco della Francia. San Piero non si diede per vinto e organizzò una seconda spedizione, nella quale morì a tradimento per liberare l'isola dal dominio genovese. Alla fine della guerra si giunse anche grazie al fatto che, già negli ultimi tempi della lotta, Genova sembrava aver compreso che l'eccessiva durezza mostrata nell'amministrazione e nello sfruttamento della Corsica erano il miglior sistema per incitare i suoi abitanti a trovare nella rivolta l'unica risposta alla miseria loro inflitta, ed aveva pertanto avviato una politica più moderata ed equilibrata per garantirsi l'appoggio della popolazione. Dal punto di vista amministrativo, la Corsica dipese, da allora in poi, da una sorta di ministero dedicato con sede a Genova, il Magistrato di Corsica. Sull'isola risiedeva un governatore genovese, coadiuvato da un vicario e dal Consiglio dei Nobili 12. Le fortificazioni furono consolidate e molte autonomie furono conferite alle comunità rurali, in modo che nei paesi dell'entroterra si sviluppasse una classe di notabili indicati come i principali. Le città costiere, alcune delle quali popolate in gran parte da genti liguri, vennero privilegiate. Nello stesso periodo l'isola fu colpita da gravi pestilenze e da numerose incursioni piratesche, che non fecero altro che alimentare la perenne emigrazione del popolo corso. Inoltre, il mancato successo dei piani di sviluppo genovesi, con i corsi considerati sempre come dei veri e propri sudditi, finì per far montare una crisi che portò la Corsica a rompere con Genova. Con l'inizio del Settecento, il generale malcontento della popolazione corsa nei confronti di Genova si concretizzò nel coltivare l'idea di una Corsica libera, unita ed indipendente. Nel 1729, un'iniqua tassa genovese provocò l'insurrezione popolare, che porterà poi all'indipendenza dell'isola. In breve l'isola sfuggì al controllo genovese, salvo le città costiere. Nel 1736, per 7 mesi, un barone tedesco riuscì a farsi proclamare re di Corsica col nome di Teodoro I. Partito Teodoro, Genova, priva di risorse umane e finanziarie per poter lanciare una controffensiva e riprendere il pieno controllo della Corsica, commise il primo errore che si rivelerà poi fatale, accettando l'aiuto interessato offerto dalla Francia. La strategia francese era quella di installare proprie truppe in Corsica.
con il pretesto di sostenere il governo genovese, cui però presenterà il conto del mantenimento dell'armata, ben sapendo che la Repubblica difficilmente avrebbe trovato le risorse necessarie a saldare il debito contratto. In questo periodo emerse la figura di Pasquale Paoli, il padre della patria corsa. Paoli, formatosi nell'ambiente illuminista napoletano, nel 1755 proclamò l'indipendenza della Corsica, promulgando la Costituzione della Corsica, la prima al mondo scritta secondo i principi dell'illuminismo. Il nuovo Stato controllato dalla borghesia isolana realizzò l'aspirazione della classe dei notabili di accedere alle alte funzioni nel governo, nell'amministrazione e nella giustizia, che erano state loro sempre negate dalla Repubblica genovese. La Repubblica Corsa di Paoli, dotata di una propria amministrazione, una propria magistratura e un proprio esercito, riuscì a scacciare i genovesi, tranne alcune città costiere, e ad apportare innumerevoli riforme che migliorarono le condizioni sociali dei corsi. Ciò non bastò a garantire l'indipendenza del popolo corso. La Francia, infatti, dopo la sconfitta nella Guerra dei Sette Anni, dove perse tutte le colonie d'America, individuando la Corsica come bene strategico di fondamentale importanza per il perseguimento della politica mediterranea francese, perfezionò e portò a compimento il disegno di impossessarsene a spese della Repubblica Ligure. La prima fase dello stratagemma consistette nell'indurre Genova alla firma del Trattato di Compiègne nel 1764, che stabiliva l'invio di truppe francesi in Corsica a sostenere la riconquista dell'isola da parte dell'antica Repubblica Marinara, che si assumeva l'onere di finanziare l'intera operazione. Una volta che l'armata francese passò a presidiare le città costiere dell'isola, i francesi, invece di attaccare risolutamente Paoli, restavano al sicuro nelle fortezze genovesi, incrementando così a dismisura il conto che Genova doveva pagare per la loro presenza, secondo il Trattato di Compiègne, sino a divenire forzosamente insolvente per mancanza delle risorse necessarie. A questo punto, considerati i notevoli debiti accumulati e il costante declino dei genovesi, il piano francese vide realizzarsi. Genova, già in bancarotta, non era assolutamente in grado di onorare i suoi debiti al fine di ottenere la restituzione dell'isola, e per tale motivo fu indotta a firmare il Trattato di Versailles del 1768, con cui autorizzava l'occupazione francese dell'isola quale garanzia per i debiti contratti. In questo modo la Francia, con il ritiro delle truppe genovesi, iniziò la conquista armata della Corsica. Il generale Paoli e il popolo corso, tra cui anche Carlo Bonaparte, padre di Napoleone, aiutati anche dalla Gran Bretagna, tentarono una strenua resistenza contro i francesi, che alla fine prevalsero grazie alla loro forza militare. Da questo momento, la Corsica, a cui fu imposto il modello assolutista, divenne formalmente una provincia francese. Inizialmente fu amministrata come patrimonio personale del re, sino a quando nel 1789 fu firmato il decreto di riunione della Corsica alla Francia. Con la Rivoluzione francese, Paoli tornò trionfalmente in Corsica, dove fu eletto comandante della Guardia Nazionale. Nel 1794, con l'aiuto degli inglesi, Paoli riuscì a scacciare i francesi dall'isola, a cui diede una nuova costituzione che prefigurava la Corsica come un protettorato personale del re d'Inghilterra, dotato di larga autonomia. Ma nel 1796 gli inglesi evacuarono l'isola occupata da Napoleone, che, nonostante fosse corso, iniziò a francesizzarla definitivamente. Dopo il congresso di Vienna, le sorti della Corsica si legarono definitivamente alla Francia, con i rapporti tra i due popoli che non sono stati proprio amorevoli sino ad oggi. Benché di fatto la lingua italiana ufficiale fino al 1859 sia stata messa da parte a favore del francese,
i Corsi hanno cercato di mantenere l'utilizzo del corso. Nel Novecento molto forte è stato sia l'irredentismo italiano che chiedeva l'annessione all'Italia, sia l'indipendentismo che rivendicava uno Stato sovrano e indipendente della Francia. Ma la storia non sembra destinata a finire. Infatti, secondo molti Corsi, l'annessione della Corsica alla Francia non sarebbe regolare dal punto di vista del diritto internazionale, sia perché non seguita da un referendum popolare, sia perché con l'articolo 4 del Trattato di Versailles la Repubblica di Genova si sarebbe riservata il diritto di rientrare in possesso dell'isola non appena fosse stata in grado di pagare i debiti alla Francia. Dunque, la sovranità sulla Corsica acquisita dalla Francia col Trattato di Versailles del 1768 non equivarrebbe alla proprietà dell'isola, ma ad un semplice possesso, con l'Italia, erede della Repubblica di Genova, che, pagando i debiti contratti, potrebbe rientrare nella piena proprietà dell'isola. Di certo non sarà facile convincere la Francia a privarsi della strategica Corsica, lì al centro del Mediterraneo.